Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzerò i miei amatissimi Afro Brazilian Tarot, che da un po' che appunto non utilizzavo. Questo mazzo meraviglioso e a mio avviso fortemente evocativo, oltre che magico, che deriva in particolar modo dal culto Yoruba e soprattutto appunto dal culto degli spiriti Orisha e del candomblé brasiliano. Ho fatto un video, anzi due video, in cui mi occupo appunto soprattutto in particolar modo del culto degli Yoruba e del culto degli spiriti Orisha, che direttamente dall'Africa occidentale, in particolar modo dalla Nigeria, hanno poi portato con la tratta degli schiavi tutto ciò che era il loro bagaglio di tradizioni da un punto di vista appunto soprattutto religioso, e hanno dato vita a quelle che sono tutt'oggi delle vere e proprie religioni, dei culti ormai diffusi in tutto il mondo, ad esempio appunto del candomblé brasiliano, la santeria piuttosto che l'udù, il voodoo, e anche ad esempio la macumba, quindi anche forme ritualistiche e non vere e proprie forme religiose. È una tradizione, a mio avviso, di cui avere rispetto e da conoscere, quindi se volete, io vi lascio come sempre il link in descrizione, potete riguardare appunto questi miei due video. Allora, oggi utilizzerò il metodo che è tipico appunto di quella che è la tradizione del candomblé brasiliano, utilizzando appunto questi tarocchi che ci permettono di affrontare un argomento, secondo me, tenendo conto di tante variabili, soprattutto da un punto di vista tarologico e da un punto di vista anche temporale. La domanda qual è? Sono single? Ci saranno dei cambiamenti nella mia vita sentimentale? Finalmente entrerà nella mia vita sentimentale qualcuno in grado di farmi provare degli importanti sentimenti, delle emozioni? E se sì, che tipologia di uomo, di persona sarà? Cerchiamo dunque di capire, grazie agli spiriti Orisha e alle otto carte, al metodo degli otto arcani, che però non è il solito metodo che utilizzo io, perché appunto è il metodo tipico di questa tradizione. Comunque appunto andremo ad analizzare bene la situazione, tenendo conto del passato, del vostro presente, del vostro immediato futuro, del responso finale che tiene conto di una tempistica un po' più lontana, degli ostacoli, delle vostre paure e delle persone che effettivamente vi circondano. Come vedrete, questi arcani hanno una particolarità: descrivono il significato della carta in maniera assolutamente tradizionale, ma rifacendosi anche e soprattutto ai vari spiriti Orisha. Ma questo lo vedremo man mano che appunto procederò nella stesa. Ho fatto questo piccolo riassunto per chi magari appunto mi segue da meno tempo. Allora, cominciamo subito a mescolare gli arcani e facciamoci appunto guidare dagli spiriti Orisha per cercare di capire da single cosa cambierà nella vostra vita. Da quale passato arrivate, qual è il vostro presente, quale sarà il vostro futuro in amore. Quindi puntiamo sul cambiamento ed eventualmente su qualche figura interessante. Vediamo un po'. Allora,
Allora, come sempre ve le faccio vedere chiaramente vicine alla telecamera e carta per carta, quindi anche se le vedete distribuite in questa maniera un po' lontana, diciamo, però non vi preoccupate che ve le faccio sempre vedere una ad una. Però io amo molto la tradizione, di conseguenza le devo e le voglio disporre in questo modo, tenendo conto proprio della tradizione del candomblé brasiliano. Allora, prima posizione fondamentale, ossia il passato da cui voi mi arrivate, ovviamente in amore, eh? Stiamo parlando quindi di sentimenti. Allora, vediamo un po'. Il 2 di bastoni, interessante. Guardate che bella rappresentazione e a mio avviso appunto anche direi molto intelligente di questo 2 di bastoni. Guardate, questo uccellino cosa sta cercando di fare? Sta cercando di tenersi in equilibrio, anche se direi in maniera un po' goffa, su entrambi questi rametti, però che sono molto fragili, molto sottili, quindi è un equilibrio, direi piuttosto instabile. Voi sapete che tutte le carte di grado 2 rappresentano una duplicità, ossia una duplicità di scelta tra, ad esempio, due persone, oppure tra il rimanere da sole e il invece proseguire una storia con una persona. In passato vi siete trovate nella condizione di dover fare delle scelte che però evidentemente non sono state particolarmente semplici, perché hanno comportato una indecisione da parte vostra, delle scelte appunto difficili che vi hanno creato dei dubbi, delle progettazioni che non sono andate a buon fine e comunque delle controversie, delle, diciamo, difficoltà che possono essere sfociate in qualche modo in discussioni con una o più persone. Voi avete cercato in tutti i modi di mantenere comunque un equilibrio con le persone, con l'ambiente attorno a voi. Avete cercato di trovare evidentemente la persona giusta e anche di fare la scelta giusta, perché il 2 di bastoni rappresenta comunque il tentativo appunto di fare una scelta oculata, di pianificare, di capire come potersi muovere nel migliore dei modi, ma non vi è sempre stato possibile. E non per causa vostra, ma perché obiettivamente, come vi dicevo all'inizio, le due situazioni, o comunque le situazioni che vi si sono parate dinanzi, non erano delle situazioni stabili, non avevano delle basi appunto solide. Questo uccellino non sta cercando di tenersi, per esempio, in equilibrio su un ramo o anche su due rami molto più, direi, robusti. In questo caso, evidentemente, la situazione è palesemente più difficile, resa difficile dalle circostanze esterne, quindi non necessariamente da delle scelte vostre sbagliate. Voi avete, vi ripeto, cercato di capire come muovervi, di organizzare al meglio l'inizio, ad esempio, di una nuova storia, di una nuova conoscenza, ma non ci siete semplicemente riuscite. Probabilmente avete anche riscontrato delle difficoltà, perché il 2 di bastoni rappresenta anche le difficoltà logistiche, quindi probabilmente avete avuto storie o conoscenze con persone distanti geograficamente, per esempio persone conosciute sui social, quindi frequentazioni lampo, perché è una carta di grado basso, quindi non vere e proprie, diciamo, storie che in qualche modo vi hanno preso il cuore. È un 2 di bastoni, non è un 2 di coppe. Erano situazioni basate
prevalentemente sull'attrazione fisica. Un po' fuochi di paglia, persone che magari vi sono piaciute tanto all'inizio, ma che poi obiettivamente, come vi dicevo prima, hanno mostrato un lato di sé controverso e che hanno comunque portato appunto a delle situazioni negative e anche di scontro verbale. Oppure appunto vi siete trovate di fronte alla scelta non tra magari due persone, come vi ho descritto fino ad ora, tra due o più persone, ma magari tra il vostro rimanere single e cercare qualcosa di meglio o di più consono a voi e per esempio proseguire magari una storia ufficiale che avevate e che di conseguenza iniziava un po' a pesarvi. Potrebbe essere anche il due di bastoni, l'intromissione di una terza persona nel vostro rapporto di coppia. Mi spiego meglio. Avevate una storia da tempo ufficiale, avete incontrato un'altra persona che vi ha colpito però da un punto di vista carnale, che vi ha riacceso i sensi. E quindi vi siete trovate nella difficoltà di capire: e adesso cosa faccio? Lascio il mio compagno ufficiale? Provo ad iniziare qualcosa anche se di nascosto e clandestino con l'altra persona? Quindi, comunque, a prescindere dal fatto che voi abbiate o meno avuto una storia ufficiale o più storie, più conoscenze, in passato vi siete trovate nella difficoltà di dovervi barcamenare. Vi ripeto, o tra una storia ufficiale e una persona conosciuta nuova, o tra una storia ufficiale il rimanere da sole, oppure tra due o più storie, due o più conoscenze però a questo punto, magari appunto con persone lontane. Il problema qual è? Qual è stato? Che è un due di bastoni, cioè erano tutte situazioni basate appunto su un'attrazione immediata, fisica, molto potente, cioè c'era chimica, ma nulla di più. E quindi poi sono iniziati i dubbi, le vostre perplessità, il vostro capire come dovervi muovere. Vi ripeto, c'è tanta volontà, c'è stata tanta volontà in voi. Il due di bastoni mi racconta di una persona battagliera che ci ha provato a pianificare. Come vi dicevo all'inizio, ha provato a rimanere in equilibrio, ma non gli è stato sempre facile. Proprio perché, vi ripeto, le situazioni non erano robuste, cioè nel senso non erano delle solide basi da cui poter iniziare a costruire realmente e seriamente un qualcosa. Non sempre tirare sulle maniche dei maglioni, perché sennò mi tiro dietro tutte le carte e non mi sembra il caso. Allora, vediamo in questo caso qual è appunto il vostro presente, il presente della vostra situazione ad oggi. Ma qui abbiamo una carta meravigliosa, che è appunto la carta del giudizio. Allora, quindi abbiamo già un bel arcano maggiore, già ad inizio stesa. Voi lo sapete che gli arcani maggiori ad inizio stesa riescono con la propria energia in qualche modo a trasformare, comunque a dare un assetto molto più stabile a tutta la stesa e quindi a tutta la lettura, perché voi sapete che le stese sono come una frase, un periodo dove chiaramente gli arcani maggiori rappresentano dei punti fermi, la punteggiatura, gli elementi cardine per permettere comunque ad un discorso di essere compreso, ok? Provate a non mettere delle virgole o un punto tra una frase e un'altra, poi vediamo che cosa si capisce, nulla. Quindi fondamentali sono gli arcani maggiori, sono un po' appunto la punteggiatura della nostra scrittura. Di conseguenza, avendo già
un arcano maggiore così importante, soprattutto così importante come appunto il giudizio all'inizio stesa, vi posso garantire che dà un'energia pazzesca a tutta la stesa. Comunque, questo spirito Orisha è sicuramente uno dei più importanti, anche più conosciuti che Xangu, che è l'Orisha dei fulmini, dei tuoni e delle pietre, e rappresenta le soluzioni da prendere, quelle decisioni importanti della vita, che ce la cambiano la vita, che ci permettono di avere giustizia, realizzare i nostri sogni, realizzare ciò che noi siamo, quindi portando avanti una progettualità che sia interiore, permettendo al nostro sé di evolvere, di cambiare pelle. Ragazzi, la carta del giudizio è uno degli arcani maggiori più importanti, perché rappresenta proprio questo: è la risurrezione dei morti, è un rinascere dopo appunto un periodo negativo, ve lo dicevo prima con il due di bastoni. In questo momento siete pronte a rinascere, siete pronte alla guarigione, al rinnovamento, alle novità. In questo momento voi avete fame, avete sete di qualcosa che vi sconvolga la vita. Lo abbiamo detto, Xangô è l'Orisha dei fulmini. Avete voglia di quel rapporto che finalmente vi prenda anima e corpo, che metta piacevolmente, ovviamente, a suo quadro la vostra quotidianità. Avete voglia di un qualche cosa che sia talmente soverchiante, ma in maniera chiaramente positiva, da farvi sentire soggiogate. Avete voglia di risplendere, di ritornare ad amare, ad eccitarvi, ad essere felici, a dare appunto a chi merita, ovviamente, ciò che siete, come vi dicevo prima, dentro. Avete voglia di far risplendere il vostro sé. Quindi non soltanto il vostro io, quindi non solo la vostra parte razionale, ma avete voglia di dare udienza anche a quelle zone d'ombra, a quell'inconscio che è una parte fondamentale di noi stessi, come dice Jung. Le zone d'ombra fanno parte di noi, sono parte del nostro inconscio individuale e collettivo e fanno parte del nostro sé. Noi non siamo soltanto razionalità, non siamo soltanto l'io cosciente. Ecco che cosa avete voglia in questo momento voi: di sentirvi l'anima piena, densa, il corpo desideroso e desiderato. Avete voglia di trovare l'anima gemella, di avere l'incontro della vita. Voi siete stanche del passato in cui avete dovuto affrontare, a mio avviso, anche delle situazioni che vi hanno fatto male, ma è una carta di grado 2, 2 di bastoni, quindi è una carta comunque di staticità, di immobilismo. Quindi situazioni che dopo un po' vi annoiavano anche, perché probabilmente vi trovavate come al solito inserite in momenti di difficoltà, situazioni farraginose, che non riuscivate a portare avanti, con persone che avevano comportamenti ridondanti, legnosi, persone che non riuscivano a capirvi, a dare valore alla vostra interiorità. Ecco, in questo caso, con questa energia, voi mi state dicendo che volete invece qualcuno che vi capisca, che vi sappia aprire il cuore. Siete pronte? Questa energia è molto importante perché, ragazze, tante persone, spesso nel mio lavoro, ma anche nella mia vita personale, mi chiedono: ma troverò l'uomo della mia vita, troverò la persona giusta? Persone che però non sono in quel momento disposte ad accoglierlo. Perché nel momento in cui trovano una persona, assolutamente gli fanno poi un check-up di 1700 difetti. D'accordo, una persona può avere tanti difetti, poi un'altra ancora, ma tutte? Evidentemente perché in quel momento non si è disposti. Ci sono dei momenti della vita in cui non si è disposti ad amare,
Allora lì è inutile, no? Cercare qualcuno. Prima dobbiamo essere pronte noi. E voi lo siete. Molto, veramente molto, molto importante e molto bella questa stesa sin dall'inizio, perché già chiaramente fa vedere la differenza tra il passato da cui derivate e il presente. Allora, vediamo però a questo punto il potenziale sviluppo, quindi quale sarà nei prossimi giorni, nell'immediato futuro, ragazze. Allora, qui abbiamo la regina di denari. Allora, in tarologia voi lo sapete che ogni arcano ha il proprio significato, il proprio ruolo ben preciso. Questo lo ripeto tutte le volte perché è giusto chiarire la differenza tra tarologia e cartomanzia. Sono due cose ben diverse. Lascio sempre il link in descrizione per chi appunto voglia andare a comprendere questa differenza che è fondamentale. In tarologia ogni arcano ha il suo ruolo. Allora, la regina di denari non è la consultante. La consultante è la regina di coppe o la regina di bastoni. La regina di denari è un'energia femminile che in qualche modo potrebbe venirvi in aiuto. Potrebbe essere una madre, potrebbe essere un'amica, potrebbe essere una sorella piuttosto che una cugina. Comunque è una donna, è un'energia femminile che vi aiuterà e vi guiderà verso una maggior fertilità, prodigalità, verso nuove alleanze con eventualmente nuove conoscenze. Cioè, può essere la classica amica che vi fa da tramite, per esempio, con un altro uomo. Oppure può essere una sorella che vi invita al suo compleanno e conoscerete lì più persone interessanti. La regina di denari rappresenta, essendo appunto denari, un'abbondanza di tipo materiale. Quindi non ancora nulla di sentimentale, ma comunque una prosperità che vi porterà comunque compiacimento. Quindi situazioni conviviali, di appunto incontri gioiosi, allegri, che possono, diciamo, portarvi anche a incontrare qualcuno di valido, ma la regina è un tramite in questo caso. Potrebbe essere anche un'amica che possa aiutarvi nel ritrovare voi stesse. Per esempio, potrebbe spingervi a migliorare il vostro aspetto, ad andare in palestra con lei, ad esempio, a fare giornate di shopping terapeutico. Comunque è una persona che vi è amica, che vi vuole bene o che comunque, volente o nolente, vi darà una piccola mano. Questa ragazza, questa donna, vi permetterà di riavere fiducia nel vostro futuro. Inizierete a vedere le situazioni in maniera decisamente più rosea grazie alla presenza di questa donna. È una donna che per voi avrà un ruolo molto importante perché, vi ripeto, potrebbe essere anche una consigliera. Potrebbe, ragazze, essere anche una cartomante, appunto, se voi siete abituati a seguire appunto interattivi online. Potrebbe essere una professionista, per esempio appunto una terapeuta. Comunque una donna influente, generalmente benestante, che è in grado di aiutare il consultante. È una donna intelligente e che ha molto fiuto. Di conseguenza, è una persona che sicuramente nell'aiutarvi non sbaglierà colpo. Quindi è una persona
buona da seguire, i cui consigli saranno molto importanti per voi. Nel caso in cui non rappresenti una persona fisicamente concreta, empiricamente tangibile, rappresenta comunque delle situazioni vantaggiose, vi ripeto, di grande concretezza, di benessere, che porteranno comunque abbondanza. Buon materiale, diciamo così. Quindi ci saranno delle ottime novità che vi ridaranno la voglia di osare, di tentare. Vi ripeto, non c'è il colpo di fulmine, ma ci sono delle ottime occasioni da un punto di vista appunto strettamente pratico che vi faranno sentire più bella, energica, piena di voglia di fare, di conoscere. Vi ripeto, o grazie a questa regina, se avete appunto un'amica, una sorella, una cugina, una mamma che solitamente ha l'abitudine di svolgere questo ruolo nella vostra esistenza, quindi di ottima consigliera, di tramite, oppure vi ripeto, è un'energia molto positiva però, che porta, vi ripeto, godimento da un punto di vista fisico. Ma sarete soddisfatte, quindi non è un qualcosa che vi annoierà come è accaduto in passato, attenzione. Vediamo però a questo punto il consiglio degli spiriti Orisha, che è chiaramente la carta più importante, almeno a mio avviso. Qui abbiamo il due di coppe, ragazze. Di nuovo una duplicità. Evidentemente voi avete nel vostro karma questa possibilità di trovare sempre più di una persona tra cui dover scegliere, perché di nuovo purtroppo voi direte mannaggia, il karma vi rimetterà di nuovo in una situazione però qui evidentemente similare al passato, o perché evidentemente non avete all'epoca effettuato la scelta, oppure perché evidentemente, vi ripeto, il karma pensa che non abbiate evidentemente ancora imparato adeguatamente la lezione, quindi vi ripropone la stessa situazione. Questa volta però è un due di coppe, cioè ci saranno di mezzo dei sentimenti, quindi molto probabilmente vi troverete a dover o scegliere tra due persone. Vi ripeto che molto probabilmente vi porterà questa regina di denari o comunque questa energia di prosperità e abbondanza che appunto sta per arrivare nell'immediato futuro. Tra l'altro anche due di coppe è una carta che ha delle tempistiche rapidissime, quindi ragazzi insomma si parla veramente di poco tempo, quindi pochi giorni, poche settimane, ok? Voi avrete la possibilità, vi ripeto, di incontrare due persone, o due o più persone, ma due emergeranno in particolare, che lasceranno il segno, ma che vi piaceranno non solo da un punto di vista estetico come in passato, ma vi colpiranno per in qualche modo degli aspetti caratteriali, mentali, sentimentali e vi smuoveranno delle emozioni. Oppure, come sempre vi dicevo all'inizio, nel caso in cui voi abbiate comunque ancora una, diciamo, relazione non in essere, perché la domanda è sono single, quindi in teoria non dovreste essere impegnate, però magari avete un ex che insomma o continua a tornare o che avete sempre un po' in testa, quindi appunto potreste trovarvi a dover scegliere di nuovo se ritornare da questa persona, perché il due di coppe può essere una carta di riappacificazione, quindi può essere un ritorno, oppure se continuare da sole. Ok? In questo caso però che cosa vi consigliano gli spiriti Orisha? In questo caso gli spiriti Orisha vi consigliano di ascoltare il vostro cuore, di dare spazio all'amore, alla felicità, agli incontri, alle unioni fisiche e di animo. Ragazze, datevi
al godimento di questa benedetta vita, scegliendo ovviamente la persona che vi fa star meglio nel vostro cuore. Una delle due persone o una delle due condizioni, sicuramente quella che vi fa star meglio, vi fa godere di più, vi dà meno pensieri, meno problemi, meno dubbi. Ecco, questa è la situazione che dovete scegliere. Gli spiriti Orisha vi invitano ad essere forse un po' egoiste. Sì, ci sta, sì, perché no? Scegliete ciò che fa stare bene il vostro cuore. Ciò che fa godere il vostro corpo. E mi raccomando, non rinunciate agli incontri, ossia cercate di valutare bene, però anche sperimentando, cioè riuscendo a capire sul campo, ok, quale delle due persone possa essere la migliore. Uscite, prendeteci sto benedetto caffè, mangiateci questa benedetta pizza. Cercate di vivere le gioie della vita. Perché vi ripeto, il 2 di coppe porta anche a delle riappacificazioni. Quindi a degli incontri con persone, con una persona in particolare, però in questo caso del passato, con la quale ci sono stati evidentemente degli attriti. Ecco, questi attriti non ci saranno più. Cercate di non portare rancore, di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Perché poi la scelta verrà naturale e sarà fatta con il cuore. Quindi non abbiate paure o ritrosie, datevi veramente tanto al sentimento e scegliete in base al cuore, non ad altre condizioni, perché evidentemente in passato avete scelto in maniera molto più razionale e questo probabilmente ha comportato la confusione. Gli spiriti Orisha dicono no, tu devi scegliere ciò che ti fa battere il cuore, a prescindere da tutto il resto. Mi raccomando, ragazze. Questa posizione è importante però perché riguarda il vostro stato d'animo, ossia che cosa avete nel cuoricino. Allora, qui abbiamo il re di bastoni, ecco appunto. Allora, c'è una persona nella vostra vita o comunque nella vostra testolina che in qualche modo vi fa comunque ancora pensare. Inevitabilmente c'è una persona che è stata molto importante per voi o che lo è tuttora. È una persona alla quale evidentemente voi prestate ancora attenzione, per esempio, non lo so, vi seguite sui social oppure vi sentite ancora magari tramite messaggi o anche semplicemente una persona a cui il vostro cuore è rimasto fedele. È una persona che voi sapete potrebbe tornare da voi perché è un re di bastoni. Quindi è un uomo che, vi ripeto, per voi è contato tanto. Quindi o è un ex compagno ufficiale o comunque una persona che vi è piaciuta tanto in quella confusione iniziale, è una di quelle persone che è emersa. Ma che vi piace tanto perché è un re di bastoni, quindi vi scalda il corpo in maniera particolare. È una persona per la quale probabilmente anche provate della gelosia, quel senso di possesso che vi tiene legate ancora a questa persona. O è un'idea, un ideale di uomo che però è derivata sicuramente da una persona del vostro passato che a voi è piaciuta tanto. Molto probabilmente, vi ripeto, la confusione iniziale è dovuta al fatto che forse voi stavate cercando una persona simile ad un uomo che per voi è contato tanto. E quindi questa figura fantasmatica, questo ideale di uomo continua a persistere nella vostra testolina e nel vostro cuore. Questa persona c'è nella vostra vita. Non vi nego che con questo 2 di coppe potrebbe essere la persona che potrebbe ritornare, con la quale ci potrebbe essere una riappacificazione, perché questo è un re ed è un re di bastoni, quindi è un uomo che ha coraggio, ha forza, è un uomo anche abbastanza, tra virgolette, prepotente, una persona che quando vuole qualcosa va e se lo prende. Quindi sapete che è una persona che potrebbe tornare da voi.
che potrebbe riaffacciarsi e in qualche modo rimandarvi eventualmente in confusione, ma è una persona che vi piace tanto. Però ascoltate il consiglio degli spiriti Orisha con quel due di coppe. Date retta al vostro cuore. Se questa persona vi fa battere così tanto il cuore, un motivo chiaramente c'è. Evidentemente non è un essere ripugnante che vi ha fatto del male. Anche perché, io lo ripeto sempre, persone che vi fanno del male da un punto di vista emotivo, sentimentale, psicologico e da un punto di vista soprattutto fisico, sono persone da allontanare seduta stante, ma evidentemente questa persona non è così perché è un re di bastoni in accezione positiva. Quindi è un uomo che sa farvi del bene, sa farvi stare bene. Quindi mi raccomando, seguite sempre il cuore e soprattutto cercate di godere della vita. Se questa persona è un re di bastoni, è perché, perdonate la battuta, ma evidentemente sa anche, diciamo, ecco, gestirvi bene da un punto di vista carnale, sessuale, quindi è una persona che vi attira molto. I bastoni riportano alla sessualità, è il simbolo fallico per eccellenza nei tarocchi. Quindi, insomma, godiamoci la vita, evidentemente. Allora, vediamo le energie che vi circondano, le persone attorno a voi, il vostro entourage, l'ambiente. Qui abbiamo un cavaliere di spade, allora, che non è però lui, eh. Allora, questa è una persona anche più giovane di età, secondo me, perché il re, non è più giovanissimo, cioè non è un ragazzino, assolutamente, non ha 20 anni, ma neanche 30, è una persona abbastanza grande di età. Invece il cavaliere è una persona più giovane, ok? O comunque coetanea, ma che caratterialmente è molto infantile. È una persona pungente, è una persona intelligente, però che ha veramente la lingua lunga. È una persona aggressiva verbalmente, ma insomma, può anche diventarlo a volte anche con i fatti. È una persona furba. È una persona che tende molto a spiarvi ed è una persona gelosa anche di voi. Quindi è un po' al contrario di quello che succede con questo re di bastoni. Qui le gelose in teoria siete voi, invece lì è lui. È una persona che vi spia, vi ripeto, o sui social piuttosto che stati WhatsApp. È una persona che va e viene, torna quando vuole lui e quando ne ha voglia lui. Ma non perché è una persona che vi vuole bene, come nel caso del re di bastoni, ma è una persona profondamente egoista che prende quello che vuole e poi se ne va fino alla prossima volta. È un personaggio negativo, ragazzi, perché anche se a volte il cavaliere di spade può parere un uomo coraggioso, no? Vedete che sta in qualche modo aggredendo e attaccando questo drago, quindi è una persona anche combattiva, è una persona che appunto ha molto coraggio, ha fermezza d'animo, però essendo un personaggio di spade ha comunque, vi ripeto, spesso e volentieri un pensiero fortemente egocentrato, ossia è una persona che bada solo e unicamente al proprio soddisfacimento, al realizzare quelli che sono i suoi bisogni momentanei, perché il cavaliere di spade è tra i quattro cavalieri quello più veloce, quindi è una persona che può scomparire dalla vostra quotidianità di improvviso e altrettanto di improvviso riapparire, anche magari dopo brevi momenti, ma così come è arrivato, velocemente poi se ne va. È una persona che non guarda in faccia a nulla pur di ottenere ciò che vuole. Che vi ripeto, da una parte può essere un aspetto positivo, ma dall'altra assolutamente no, perché lui non tiene conto dei bisogni dell'altra persona. Quindi voi avete questa persona, o avete avuto in passato a che fare con una persona del genere o con più persone, che però non erano legate a voi assolutamente, o questa persona in particolare non era legata a voi da sentimenti, perché parliamo di spade, ma era una persona legata a voi, vi ripeto, da un soddisfacimento prettamente momentaneo. Siete state voi a dare a questa persona. Quindi
o a questo tipo di persone, non a ricevere, mentre con questo re è stato lui a dare tanto a voi e a lasciarvi infatti questo ricordo o questo comunque essere sempre fedele a questa persona, perché qui avete incontrato qualcuno di sbagliato, eh? Inoltre è una carta di spade, quindi rappresenta la bugia e la menzogna, quindi è una persona che può fingere interesse che poi invece appunto non c'è, ma perché è un ottimo affabulatore, utilizza le parole ovviamente anche per manipolare, proprio perché è un elemento di spade, quindi è una persona molto intelligente che tende a pensare molto prima di dire qualche cosa, proprio perché in realtà se la gestisce e se la giostra come meglio crede, per poter, diciamo così, intrappolare ad hoc la preda. Se le studia molto, non è una persona spontanea, non è una persona diretta, come invece è il re di bastoni, che è una persona leale. Il cavaliere di spade non lo è. Tra l'altro è una persona vendicativa, ragazze, quindi io lo ripeto, come ho fatto poco fa, attenzione a persone troppo possessive, che vi ritengono un oggetto, no, tu sei sempre mia, anche se, no, mi dispiace, io non sono tua, io sono di me stessa, ok? Quindi attenzione a persone troppo possessive, attenzione a persone vendicative, perché il cavaliere di spade è una persona vendicativa, ok? Cioè nel momento in cui sa che ad esempio voi siete felici con un'altra persona, può tornare giusto giusto per, diciamo, interrompere l'armonia, perché è una persona vendicativa, è una persona capricciosa, è una persona pessima, ha una personalità un po' particolare, ma un po' tutti i personaggi di spade, perché vogliamo parlare della regina di spade piuttosto che del re di spade, insomma, sono dei veri e propri rivali. In questo caso, tra l'altro, guardate, mi sono venuti in contrapposizione. La posizione delle carte, degli arcani in una stesa, anche qui è fondamentale, non solo in questa stesa con gli Afro-Brazilian Tarot, ma in tutte le stese. Sono venuti in contrapposizione. Quindi questa persona è rivale di questa. Attenzione. Allora, gli ostacoli e le paure. Ma ragazzi, ma quanti uomini avete? Adesso capisco perché qua mi sono venuti tutti questi due. Allora, qui abbiamo un altro re bellissimo, però, il re di coppe. Tra l'altro sotto appunto al re di bastoni. Allora, questa è o la stessa persona, però a questo punto potrebbe essere tranquillamente la stessa persona, eh? Oppure è un altro uomo che in qualche modo però ha la stessa funzione del re di bastoni, cioè quello che ho detto prima del re di bastoni lo dovrei ripetere adesso con il re di coppe, ossia questa è una persona che in realtà è stato per voi un uomo molto importante, parliamo di coppe, quindi da un punto di vista sentimentale. Ma essendomi venuta nella posizione degli ostacoli e delle paure, mi viene questo personaggio in accezione negativa, ma nel senso che è una persona che pur amandovi e pur avendovi dato tanto, però in realtà è una persona che è stata anche capace di togliere tanto. Può essere una persona che può avervi ad esempio deluso piuttosto che tradito. È una persona che in qualche modo mi viene in accezione negativa, perché anche potrebbe essere, come vi dicevo però prima per il re di bastoni, una figura, un ideale di uomo alla quale voi appunto, al quale voi siete così legate, che vi impedisce di evolvere cercando magari un'altra tipologia di uomo che vi renderebbe più felice. Ma siccome voi avete ancora in testa questa persona, state veramente facendo fatica, o avete fatto fatica soprattutto, eccolo lì, il due di bastoni in passato, a capire effettivamente quale potesse essere la reale migliore tipologia di uomo
da mettere al vostro fianco, da avere al vostro fianco. Qui c'è una figura, secondo me, ragazze, comunque nel vostro passato, che comunque continua ad aleggiare anche nel vostro presente. Una persona che potrebbe tornare, ve lo dicevo con il due di coppe, ma anche con quella carta del giudizio, che appunto rappresenta, come vi dicevo, la risurrezione dei morti, quindi il ritorno anche di situazioni del passato, che in qualche modo vi potrebbero mettere di nuovo di fronte alla possibilità di scelta. Quindi, o qui sono due persone ben distinte, anzi, qui ne avremmo anche tre, ma io questo lo scarterei a priori, il cavaliere di spade. Comunque, potremmo averne due, tenendo conto di questi due re, oppure appunto potrebbe essere la stessa persona, che però assume anche un carattere negativo nel momento in cui è stata una persona che voi avete amato tanto, ma che vi ha fatto soffrire, e quindi avete paura di soffrire di nuovo, oppure è in accezione negativa perché è una persona alla quale voi siete ancora troppo legate e che quindi non riuscite a lasciare andare via e che avete fatto fatica in passato a dimenticare. E che potrebbe appunto ritornare nel presente e anche appunto nell'immediato futuro, mettendovi di nuovo di fronte alla scelta, quel due di coppe lì. Però vi dicevo con quella regina di denari che qui c'è tanta abbondanza, ecco, come voleva si dimostrare? Abbondanza e abbiamo già tre personaggi maschili, eh. Quindi vi ripeto, o sono due persone tra le quali dovrete scegliere, oppure è la stessa persona che però vi fa paura. Perché è una persona che appunto potrebbe avervi fatto soffrire, è una persona che in qualche modo vi ha lasciato delle ferite che non sono ancora del tutto rimarginate, o è una persona che continua a tornare nella vostra vita e che quindi in qualche modo potrebbe portarvi di nuovo di fronte ad una scelta, per esempio un ex importante. E quindi, per esempio, potreste essere di nuovo di fronte alla scelta: ricomincio con lui o rimango da sola e scelgo qualcosa di nuovo? Perché qui l'abbondanza si nota, eh? Qui abbiamo parecchie persone. Carta fondamentale. L'esito, il responso, 4 di denari. No, allora qui voi avrete una stabilità, ragazze. Allora, 4 di denari, 4 di denari, tutti i denari in futuro, ragazze. Qui potrebbero arrivarvi anche delle belle notizie da un punto di vista finanziario, perché d'accordo, questa è una stesa che parla in realtà d'amore. La domanda era sull'amore, però obiettivamente i semi delle carte vanno notati chiaramente. Qui abbiamo in due posizioni del futuro due carte che mi rappresentano l'abbondanza e la ricchezza, ma parecchia anche, la regina e il 4 soprattutto di denari. Quindi in realtà potreste anche ricevere delle ottime notizie da un punto di vista economico o professionale. Per esempio, potrebbe essere un aumento di stipendio, se avete richiesto per esempio un finanziamento potrebbe esservi dato. Oppure potrebbe essere il trovare un lavoro se lo state cercando. Comunque un qualcosa legato al denaro, alla bella vita, qualcosa di agiato, vi ripeto, momenti conviviali, di gioia, festività, anche se sono appena passate, però in realtà evidentemente non c'entrano più le festività natalizie, ma in qualche modo c'entrano probabilmente le prossime, quindi evidentemente Carnevale o Pasqua, non lo so, comunque delle festività. O comunque momenti di festeggiamento, per esempio appunto dei compleanni. Comunque c'è un qualcosa legato al denaro, a delle belle notizie che riguardano il denaro, che in qualche modo faranno da tramite anche per la conoscenza di nuove persone, per trovare l'amore addirittura. Può essere un colpo di fulmine in banca? Ma ve lo auguro, cioè trovereste veramente un ottimo partito, Perché no? Questa è una battuta, però in realtà per farvi capire, diciamo in soldoni,
di che cosa si può trattare. Comunque, questo è un quadro di denari, ragazze, quindi andate sicuramente verso una situazione di grande stabilità, è un 4, quindi la carta del 2, eccola qua, della stabilità moltiplicata, raddoppiata, quindi grande stabilità, grandi benefici. Oddio, ragazze, potrebbe rappresentare anche un'eredità, mi auguro non per qualcuno di caro che comunque sia venuto a mancare, ma in realtà potrebbe rappresentare appunto anche un'eredità, potrebbe rappresentare quindi un'entrata molto però cospicua, direi, di denaro che vi renderà chiaramente felici. Il 4 di denari rappresenta dunque il possesso, rappresenta delle situazioni che per voi saranno assolutamente proficue, delle situazioni che vi porteranno gioia e che vi permetteranno appunto di vivere dei momenti di festa, molto probabilmente, vi ripeto, anche se vogliamo familiari, perché i 4 rappresentano di solito appunto le 4 mura di casa, piuttosto che l'ambiente lavorativo tradizionale, quindi per esempio un ufficio. Vi troverete comunque a ricevere dei regali inattesi, quindi vi ripeto, delle offerte vantaggiose, un momento di grande guadagno, per cui voi vi sentirete felici, come se la fortuna avesse ricominciato a sorridervi. E questa, guardate, questa stabilità economica, questo momento positivo di grande successo, in qualche modo vi renderà talmente serene e felici come queste due splendide ragazze da vivere in grande generosità. Guardate, addirittura elargiscono il proprio denaro a chi ne ha bisogno. Quindi è come se voi riusciste poi a ricambiare le attenzioni di persone che fino ad ora le avevano solo elemosinate, proprio perché vi sentirete più belle, in grande successo. Quindi lentamente, attenzione, parliamo di denari, quindi lentamente maturerà un evento che vi porterà al successo, all'affermazione personale e che ridarà grande slancio alla vostra situazione affettiva. Quindi, buone notizie, crescita, nascita, germinazione. Ci sarà, a mio avviso, anche la possibilità della nascita di un bambino. Solitamente il 4 di denari rappresenta la nascita di una femmina. E in una situazione del passato, per esempio un matrimonio sfumato, oppure un rapporto andato male, una convivenza terminata, come vi dicevo all'inizio, ci sarà un nuovo rapporto più felice e soddisfacente, quindi grande stabilità. Vi ripeto, tutto questo nascerà però da nuove iniziative. Quindi, a mio avviso, voi non sceglierete le situazioni del passato, ma vi butterete in situazioni completamente nuove, in situazioni migliorate, che voi noterete darvi più certezze, più stabilità. Vi ripeto, queste soddisfazioni da un punto di vista sentimentale vi arriveranno lentamente, ragazze, ve l'ho detto anche prima, è un 4 di denari, in situazioni che possono coinvolgere, anzi secondo me sicuramente coinvolgeranno, anche l'aspetto finanziario della vostra vita, ma anche, vi ripeto, l'ambiente familiare, le 4 mura di casa o il vostro luogo di lavoro, la fabbrica, l'ufficio, il cantiere, le 4 mura, quindi ambienti consuetudinari dove voi conoscerete e incontrerete la persona giusta. Vi ricordate cosa vi dicevo con la regina di denari? Può essere appunto un'amica, una collega, una sorella? Ecco qua. Ambiente abitudinario.
Scusate, quindi famiglia, lavoro, amicizie. Ci saranno dei momenti veramente molto belli e molto positive, dove voi verrete veramente valorizzate per ciò che siete e vi sentirete talmente bene che in qualche modo riuscirete a dare attenzione, appunto, a elargire attenzione a persone che ve le avevano sempre chieste e che magari voi avevate in qualche modo trascurato. Ora ricomincerete a vivere, ragazze mie. E vi ripeto, secondo me lascerete da parte delle situazioni del passato. O comunque c'è un'evoluzione su qualcosa di nuovo. Oppure, come diceva appunto inizialmente l'energia del giudizio, è un qualcosa, sì, d'accordo, del passato, ma che cambia pelle, come vi ho detto prima. Quindi un rapporto del passato che riprende, ma sotto completamente nuove spoglie, nuove vesti. Due di coppe, vi ricordate la riappacificazione? Quindi potrebbe essere un incontro con una persona del passato, eccoli qui, che potrebbe ripresentarsi a voi, ma in maniera totalmente cambiata. Per esempio, questa persona che tanto vi fa paura perché temete ancora che vi possa far soffrire, invece questa persona vi ritorna cambiata, leale e sincera. Quindi, situazioni totalmente nuove, oppure situazioni vecchie, una situazione vecchia del passato, ma che riparte completamente cambiata. Quindi una persona del passato che non vi farà più soffrire, che torna sotto nuove vesti. E vi ripeto, veramente ragazze, qui c'è del benessere economico o delle belle notizie, delle belle soddisfazioni che vi arriveranno anche da un punto di vista economico. E questo vi farà sentire talmente, diciamo, in un momento di successo che vi ripeto, vi sentirete bene, in salute, vi sentirete bene con tutti, con voi stessi, con le persone che vi circondano. E quindi sarete ancora di più disposte ad amare. Ancora di più pronte alla novità, come vi dicevo appunto all'inizio, con l'energia dell'arcano del giudizio. Quindi veramente è un futuro molto molto bello. Veramente molto bello, di grande stabilità, di grande solidità, di grande tranquillità e benessere interiore, ma soprattutto materiale. Voi verrete risarciti perché il 4 di denari può essere appunto anche un risarcimento. Ma non solo da un punto di vista pratico, ma anche da un punto di vista morale. Voi vi sentirete veramente bene e questo è molto importante, perché stando bene con voi stesse, come vi dicevo all'inizio, starete bene anche poi con gli altri. E non vi preoccupate che farete assolutamente la scelta giusta. Quindi qui c'è proprio, vi ripeto, o la ricomparsa di una persona del passato, però che cambierà completamente il suo modo di approcciare a voi e di vivere il rapporto, per cui si riprenderà una situazione di grande stabilità, oppure incontrerete una persona che finalmente vi farà vivere un momento di grande stabilità, che però secondo me non sarà un momento, perché questa è la relazione definitiva o comunque decisiva, ragazze, che vi porterete veramente avanti, perché i quattro rappresentano sempre dei rapporti veramente indistruttibili. Quindi, che dire? Direi che questa è stata una stesa molto bella, me lo auguro vivamente per voi con tutto il cuore. In bocca al lupo!